chi vuole segnarsi per fare domande, inizia a girare Claudio con col modulo e segna i nomi. Eccolo lì. Ci sei? Ok, ciao, sono Antonio La Terza, consigliere di Zona 9, che è la parte nord di Milano. Sono consigliere insieme a Vincenzo Newsday, che ringrazio tanto perché Vincenzo fa davvero tanto lavoro vicino ai comitati. Quindi questa è una manifestazione. Quindi qui è infiltrato nella manifestazione Romonza, ma fa tanti, diciamo, affiancamenti ai comitati La Goccia e Pina, come già avuto modo di dire. Con gli attivisti di Zona 9, incuranti delle condizioni meteorologiche, riusciamo a fare banchetti. Ovviamente un ringraziamento a tutti gli attivisti di Zona 9, anche delle altre zone, ovviamente, che appunto pioggia, neve, buio, eccetera. Fino ad arrivare anche in centro, in San Babila, questa era quella di ieri, e in più, come già accennava Vincenzo, questa è una riunione in regione per quanto riguarda il Seveso. Ci sono altri, diciamo, tanti attivisti di Zona 9 e anche altri di Senago e del Nord Milano, che abbiamo fatto un incontro in regione proprio per diciamo, mettere in evidenza la problematica e insomma, intervenire direttamente. Questa, lì ci sono l'arma del delitto, le sapete, cerchiate in rosso. C'è una webcam con una telecamera che, praticamente, grazie alle battaglie portate avanti, finalmente il 7 marzo del 2013 siamo riusciti a farci approvare una delibera, la numero 54, che da allora in poi non abbiamo più nessun veto per quanto riguarda le riprese. Quindi sistematicamente, almeno per i consigli di zona, facciamo due cose. Una è la diretta streaming, utilizzando il wifi stesso, per cui, che noi abbiamo caldeggiato fin dall'inizio, del consiglio di zona, in cui appunto uno si può collegare in diretta e vedere. Poi successivamente, ovviamente questo viene pubblicato su una pagina Facebook di Zona 9, che non è del Movimento 5 Stelle, o meglio, è gestita dal Movimento 5 Stelle, ma è partecipata da tutti i cittadini di qualsiasi colore politico. Quindi qui annunciamo lo streaming piuttosto che la registrazione. Come vedete, questa è la pubblicazione della registrazione, che è a più alta definizione, ha un audio migliore, e qui in particolare vedete l'intervento dei nostri attivisti proprio del Consiglio di giovedì sera, in cui si trattava il quorum zero e il referendum deliberativo. Trasparenza, altro capitolo del movimento che noi ovviamente cerchiamo di mettere in pratica. Sappiamo benissimo che a livello legislativo c'è una legge che permette ad ogni cittadino di accedere all'atto, però c'è un però. Uno deve conoscere l'atto da richiedere nel momento in cui deve fare qualcosa. Allora, cosa abbiamo pensato? Noi consiglieri di zona abbiamo accesso alla intranet del comune e a tutte le delibere di zona. Fortunatamente c'è tutto dal 2006, per cui abbiamo scaricato tutte le delibere dal 2006 in poi e abbiamo reso pubblico e disponibile almeno i titoli, accessibili da qualsiasi cittadino. Qui ad esempio c'è l'esempio di Peroni, questa è la pagina che riguarda zona 1, 2 e 3, e vengono fuori tutto quello che nel titolo contiene la parola Peroni. Per cui via Valvassori Peroni sarebbe quello. Guardano. Alcune delibere riguardano l'auditorium, altre sono mozioni magari per cacciare gli zingari piuttosto che contro il mercato, eccetera. Questo che serve? Serve a noi consiglieri perché riusciamo a ricostruire il passato, serve anche ai cittadini per vedere cosa è successo. Un'evoluzione di questa, invece, diciamo, un'evoluzione successiva che permette di fare anche una ricerca interzona, quindi un'associazione ciccio pasticcio. Noi possiamo vedere in questo modo se si è presentata in più zone. E diciamo, uno che ha accesso alla intranet può andarsi a scaricare la delibera e vederla. Stesso lavoro simile lo stiamo facendo per l'albo pretorio. L'albo pretorio è un albo che è consultabile da tutti i cittadini, però ha un problema, vive 15 giorni, dopodiché non esiste più nulla, anche se ultimamente il comune ha messo un archivio ricercabile. Però intanto questo è un lavoro che potremmo essere, diciamo, a cui il cittadino potrà accedere senza login. Governare le zone di Milano. Torniamo a quello che diceva Mattia.
Questo è il problema, che anche se siamo d'accordo anche noi di zona 9, dobbiamo porci come governare le zone. Bisognerebbe far partecipare realmente i cittadini, non come ha fatto questa amministrazione che l'ha ventilato all'inizio, ma poi diciamo se n'è dimenticato. Vado a finire due secondi. Cosa servirebbe? Servirebbero, se così ad occhio, almeno due attivisti che nel momento in cui vanno a governare una zona a tempo pieno devono essere in grado di dedicarci, sì. Perché oggi cosa succede? I partiti se lo possono permettere, perché loro prendono soldi, hanno i rimborsi e occupano poltrone. Quindi possono permettersi persone che... Pisapia ha annunciato il decentramento a proposito delle zone, ma pensa all'accentramento, a come governare la città metropolitana. Dopodiché l'unica cosa che vi dico, buon lavoro a tutti. Grazie. Pronto?